puleggia. E anche lui ha una puleggia. Tutti hanno una puleggia qua. Col gancio in giù, col gancio in su. Tutti con la puleggia in su. Vabbè. Signore e signori, buongiorno! Sono Mike Zitanome e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Planet Coaster. Ci troviamo nel Mike Senza Nome Fun Park e io, indovinate un po', sono Mike Senza Nome. Quindi ecco che ci apprestiamo a prendere il viale che ci porta a quello che sarà il villaggio medievale. E si inizia con l'ingresso. Ovviamente ho fatto un po' di novità, quindi adesso ve le sto presentando. Fate finta di essere stupiti, mi raccomando. Allora, si ha l'ingresso dell'attrazione che ben conoscete. Salve amico. No, che? Ah, non si può entrare? Mi scusi. Sì, non si può entrare perché è rotta. Sì, perché abbiamo bisogno di qualche meccanico, visto che mi avete dato dei suggerimenti. Signor... è stato riparato. Fantastico, grazie, favoloso. Tutto bello quello che finisce bene. Quindi entriamo dentro. Allora sì, qua mancano un po' di dettagli. Forse ci va bene così. Non lo so, devo ancora decidere. Oh mio Dio, chiudete gli occhi. Non posso farvi vedere quello che ho fatto da questa parte. C'è un'entrata proibita. Ok, allora. Che brutto vedere tutta sta pianezza. Ma vediamo di riempire prima o poi. Quindi andiamo da questa parte. Salve signori, buongiorno. E abbiamo la nostra... Scusi signor, si sposta? Abbiamo la nostra prima casa, una dimora con una carrucola in alto, molto simpatica, molto semplice. È una casetta molto molto easy peasy. Andando avanti, non fateci caso a quello che ci sta a destra. Sto lavorando in questo momento e in questa puntata lavorerò a quello che è l'uscita dell'attrazione. E inoltre abbiamo un'altra casetta pronta nel nostro villaggio. Un'altra casetta e tutta abbastanza dettagliata, abbastanza, perché man mano che ci lavoro mi vengono le idee. Quindi questo sarà una specie di granaio, credo, una specie di qualcosa che dovrà stare qua sulla strada medioevale. E nel frattempo vedete che ho tolto tutto quel maradam di roba che c'era là dietro, perché voglio costruircelo, diciamo, in maniera naturale e non con un muro che doveva rappresentare qualcosa, doveva darmi un'idea di come sarebbe stata la cosa. Ma adesso devo espandermi ulteriormente. Potete vedere che al momento ho fatto solo due case, due modelli di case, ma in questa puntata ci occuperemo di finire questo oggetto qua e probabilmente faremo qualche altra casa da aggiungere al nostro villaggio. Quindi vediamo di iniziare subito con una cosa molto easy peasy. Ricordiamoci adesso subito che abbiamo una cosa da fare. Vi avevo chiesto di dare qualche aiuto al mio parco, quindi di nominare qualche meccanico. Bene, l'avete fatto, mi avete risposto abbastanza, quindi quest'oggi iniziamo con un bel meccanico nuovo, nuovo di zecca. Questo signorino qua sarà il primo meccanico della giornata. Vi dico che dovrebbero esserci qualcosa come 3 o 4 meccanici da assumere, quindi diamoci da fare. Il signor Devin Shannon diventerà Franco il meccanicista. Franco il meccanicista. Facciamo che il meccanicista è il suo cognome. Franco il meccanicista, eccolo qua. Franco il meccanicista è molto contento della sua nuova attività ed è pronto per lavorare per me. Benissimo, Franco l'abbiamo assunto. Quindi adesso ci dobbiamo concentrare su questo edificio qua, che potete vedere che ha un pezzo là dentro. Però dico, cioè, attenzione. Ma porca la puttana. Ok, cancelliamo sto cacchio di muro là dentro. Inoltre, non vorrei dire, ma ho scoperto un'altra cosa. Bueno, allora, edit, building, coso. Bene, ho scoperto questa cosa qua. C'è il grid size e grid height, che in realtà mi permette di prendere un pezzo qualunque, tipo questo. E adesso, ad esempio, cambiando il grid height, l'altezza, vedete che ci sono questi puntini tra le varie altezze. Praticamente lui mi dice, ok, io te lo alzo, ma di tanto così. Bene, se io cambio il grid height, l'altezza, vedete, guardate quanti puntini, quindi ho molta più flessibilità. Allo stesso modo anche il grid size, che potete vedere per terra quant'è il grid, che non è altro che la griglia di base, e posso cambiarla a 2 metri, che vuol dire che diventa tutto molto più preciso, ed è quello che mi serviva. Grazie perché non me l'ha detto nessuno, meno male che l'ho scoperto in maniera sbagliata, ma l'ho scoperto. Dunque, cosa devo fare adesso?
piace? Non lo so se ci piace, ma sicuramente quello che deve esserci qua sopra, visto che è una cosa un po' così. Allora, questo coso qua, scusi, questo coso qua dobbiamo cancellarlo perché non ci serve effettivamente. Ci serve un portone da mettere qua sul tetto. E andiamo sul set village, perché mi piace questo set village. C'è qualcosa di molto easy peasy, tipo il plane door. Ma è troppo grande, signore. Diamond Arch, è troppo grande anche questa. Però questa porta qua, guardate. Cioè, è vero che è bella questa porta che ci ho messo. Però forse questa ci sta di più, perché è tutta rossastra, tutta così. Spostiamola un po' più in qua. Sta toccando per terra? Sta toccando. Eccola là. Abbiamo deciso di cambiare porta. Fantastico. Bene, possiamo tornare adesso all'ingresso, per favore? Abbiamo 79 oggetti in questa costruzione. Io avevo visto da qualche parte, non ho ancora aggiunto nessun pezzo di scenery e sto lavorando solo con building fino a questo punto. E sì, sto lavorando anche abbastanza intensamente. Sicuramente quello che avrei potuto metterci, ad esempio, sarebbe window decorations, mi stai dicendo, signor? Vediamo se riesco a metterci railing. Non riesco, mi dice abstracted, perché c'è questa attrazione che fa svolazzare le cose. Però fin qua me la fa mettere. Curioso, vero? Molto, molto curioso. Quindi la mettiamo così. Vediamo se riusciamo a farla entrare magari tipo nel tetto. C'era, giurerei che c'era da qualche parte la finestra dei fieni, perché sicuramente oppure potrei metterci, no, sapete cosa ci metto qua? Ho cambiato idea, vedete? Cambio idea di continuo. Quindi, rocce, no grazie. No, c'è il simbolino dei pirati contro il muro, eccola. Possiamo cambiare colore? Non possiamo cambiare neanche il colore a questo coso, quindi sì, va bene, lasciamolo lì così. E ovviamente qua dentro ci dovrà essere tipo un sacco di cose inutili, perché è un deposito, quindi sì, in un deposito ci sono un sacco di cose inutili, vero? Perché se no non avrebbe senso che esistesse il deposito. Ma ci sarà sicuramente anche un farmer's cart, un carrello del contadino. Ma scusi, perché è verde il carrello? Cioè, scusate signori, sto cercando di lavorare, Cribio. Allora, ovviamente il gioco non ha idea di quello che vuol dire un po' di realismo, quindi dobbiamo essere noi che ci aggiungiamo quel tocco in più. Ovviamente adesso lui fa casini, quindi sì. Attenzione. Uff. Giù tocca bene, la ruota lì ce l'abbiamo. Mamma mia. Frutti e cargo. Ci abbiamo un po' di ananas, un po' di robe varie, ovviamente banane. Però direi che per non sapere leggere e scrivere abbiamo fatto un buon lavoro fino a questo punto. Poi, cos'altro ci serve? Luggage, no, sicuramente. Una fontanella, una scala. Attenzione, ecco qua, vedete, questa potrebbe essere un'ottima cosa. Una scala. Perché mi fai mettere la scala in maniera strana? Che sei stupido? Allora, la scala, noi la scala la vogliamo qua così. Ovviamente una scala messa lì così non serve un cazzo. Dunque giriamola. Va bene, non vogliamo girarla più. Vogliamo girarla, ho detto. Girarla 45 gradi. E di qua. E più su. E adesso non mi servono più i 45 gradi, perché se no crea un casino della madonna e basta. Dunque, ci mettiamo lì. Però è intelligente questo gioco, c'è poco da fare, è intelligente, sicuramente più di me, è intelligente però. E sì, vabbè, è un po' entrata nel terreno, a chi se ne frega. E un po' di contenuti li abbiamo aggiunti, magari ci passeremo di nuovo lì dentro. Vediamo di metterci una dannatissima finestra su questo edificio, torniamo alle cose serie. Dunque, building, windows, doors, hall, andiamo su hall perché qua troviamo cose che di solito non ha una categoria ben specifica, per qualche ragione si trovano così, a casaccio. Ah, alla faccia tua! Ah. Ce l'ho fatta! Che cazzo ridi, bambino? Vai via! Mamma mia, guarda che meraviglia, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta a fare quello che volevo fare, anzi, guardate, vi faccio vedere ancora di più! Bam, muoviamolo, e visto che noi siamo esperti del movimento adesso, possiamo fare anche così, cioè se vogliamo esagerare, e questo lo duplichiamo e bam, cioè capite?
Facciamo una cosa in più, ma fa schifo, quindi la togliamo. E questa, per carità, la mettiamo solo fin lì. Così. Ci piace così. Così ci piace. E solo che tipo questa parte qua, dove cavolo è? Questa parte qua. Adesso devo capire dove cavolo ho trovato questa parte qua. Square tile roof. Ok. Oddio, no. Mi serve l'overhang. Sì, ma è troppo grande questo overhang, ragazzo. Di nuovo non capisce le mezze misure. La legna di questo coso, ci piace questo colore? Però voglio anche sia un po' più scura, un po' più... non lo so. Ci piace? Sì, ci piace perché ci ho messo troppa legna. Ecco perché ci piace. Non per altro. E sì, ok. Allora, ragazzi, io direi che... questa costruzione qua... la metterò un po' in stand-by perché, insomma, non ho altre idee al momento. Anzi, sicuramente, sapete cosa ci dovrei fare? Una bellissima carrucola. Magari addirittura al posto di questo coso qua dovrei metterci una carrucola. Oppure, sapete, devo trovarla da qualche parte. Eccola qua, l'ho trovata su questo edificio, quindi la warehouse. Warehouse, dannazione. Warehouse si chiama. Warehouse. Warehouse è il deposito. Eccola qua, warehouse pulley. È una pulleggia. Pulleggia. Una pulleggia, ragazzi. Una... pulleggia. E anche lui ha una pulleggia. Tutti hanno una pulleggia qua. Col gancio in giù, col gancio in su. Tutti con la pulleggia in su. Vabbè, la pulleggia in su. Avete una pulleggia. Square tile roof. Questa casetta qua è un po' sfigata, però ci va bene così. Questo coso qua invece è wooden decorative course. Allora, il decorative course dove diavolo è nascosto? Togliamo questa cosa. Così sembra un po' usato, ma non troppo. Dopodiché abbiamo questi decorative cosi che si allineano a meraviglia. Non so che cazzo sta facendo, dove si sta allineando, ma di sicuro facciamo entrare le robe dalla finestra. Oppure no, usiamo la puleggia per caricare qualcosa che ci deve essere per forza qua giù. E come c'è il carretto che sta dentro, sicuramente verrà tirato fuori e verrà caricato in questo modo, perché altro modo non immagino. Ovviamente qua ci dovrà essere lo scudo, lo stemma del re, perché questo deposito è il deposito personale del re. E che altro c'è qua dentro? Ma che ne so, che l'ho costruito io il castello. Va bene, abbiamo finito la nostra uscita, direi che è abbastanza dettagliata. Allora, questo coso cosa ci dice adesso? Lo scenery è al 100%, sta guadagnando 550 cash e si lamentano perché è pieno. Allora aumentiamo il costo, se la gente piace gli facciamo pagare, ovviamente funziona sempre così. E quindi adesso prendiamo un modello di casa, che questo è il mio modello di casa, però per non sapere leggere e scrivere, per non star lì a dover modificare tutto da capo, prenderò magari non l'edificio che gli sta davanti, ma l'edificio che gli sta qua. Quindi farò un bel duplica e ce lo metterò tipo, mannaggia agli angoli, ce lo metterò tipo così. Adesso ovviamente modifichiamo, togliamoci un po' di finestre, togliamoci un po' di finestre, la porta bella, via tutti i dettagli di base, non li vogliamo vedere, perché voglio dire, abbiamo detto che costruivo un edificio, quindi per costruire un edificio voglio partire da qualcosa di diverso, cioè nel senso parto da qualcosa che ho già fatto, ma poi lo modifico in maniera che poi risulti diverso. Il castle wall ci piace, il muro bianco così, ma può anche andarci bene a patto che riusciamo a cambiare qualche colore. Possiamo cambiare il colore, il che è favoloso, il che ci permette di mettere dei colori tristi. Ovviamente ogni casa dovrà avere, come dicevo, il suo design unico. Che diavolo stai facendo? Duplica. Dove cavolo l'ho messo quel coso? Allora, intanto questo lo giriamo e lo mettiamo lì dentro. Non so perché c'è un pezzo di coso in mezzo alla strada. Il fiore qua lo togliamo. Questo lo togliamo da qua. Allora, come facciamo la parte alta? La parte alta diremo, diciamo che lo potrei fare in stucco, così mantengo lo stile. Potete vedere il colore originale dello stucco, che però nel mio caso diventerà un qualcosa di più sporco. Allora, e adesso potrei anche dirmi contento di questa cosa. A me piacerebbe metterci anche tipo una finestrina qua sul tetto, ma non ci stanno! Non ci stanno le finestrelle sul tetto, Cristo! Perché? Com'è possibile che non ci stiano queste finestrelle dannatissime sul tetto? Allora, facciamo un esperimento.
Facciamolo, mi avete sfidato, quindi adesso lo facciamo. Prendiamo questo coso, lo giriamo. E facciamo così. Puff. Quindi, qua ci mettiamo un... che cavolo è questo? Castle wall. Castle... flat. Ci serve qualcosa di flat. E quindi andiamo sul tetto. E abbiamo il flat roof, che è il tetto piatto. Quindi cambiamo il colore nel colore del stucco. Eh? Ci convince? Ma quasi quasi. Il legno qua riusciamo a farlo più... Meno legno e più... più consumato. Quindi via anche tutto questo modello. Via anche i tronchetti laterali. E quindi ecco qua come si costruisce una casa. Per ogni caso ovviamente io ci metto un po', tipo una ventina di minuti, forse anche di più, dipende dai dettagli che ci metto dentro. E mi raccomando ragazzi, se vi piace questo episodio ricordate di lasciare un like, di iscrivervi e di far sapere al mondo di questa meravigliosa serie che appunto sto cercando di creare. Ma ci sto anche riuscendo? Ci sto anche riuscendo? Se ci sto riuscendo lasciatemi un like, se non ci sto riuscendo lasciatemi un like lo stesso, perché tanto i non mi piace arrivano gratis, quindi, ma anche i like sono gratis. Dunque non fate dei problemi. E un altro coso lì sotto la tettoia. Bene così e ancora. Questa puntata vorrei dedicarla e salutare il mio amico Francesco. Francesco che tutti noi conosciamo e che ha deciso di abbandonarmi in maniera vergognosa. E ho sentito anche Cosimino, per coloro che lo conoscono, sì sì. E anche lui ha deciso di abbandonarmi in maniera vergognosa. E veramente stavo pensando di creare una petizione per farli tornare e farci qualche altra puntata insieme. Ma veramente, cioè, ma non si può. Adesso mi verrebbe da scrivere ringhiera, perché ho bisogno di una cazzo di ringhiera. Ma ovviamente non si può perché non è in italiano il gioco e la traduzione è stata abbandonata. Adesso non voglio dire niente, non voglio dire niente. Capisco che tradurre un gioco sia una roba impegnativa. Però c'è sempre il però. Toglimi questa cosa da qua, dannazione. Bene. E voilà. Bye.
Diciamo che ci manca quest'ultimo pezzo da aggiungere, poi ci aggiungiamo anche decorazioni e tutto quello che volete. Ma direi che per ora mi si sta friggendo il cervello, quindi mi fermo qua a livelli di 152 oggetti di questa casa, che siamo partiti da un nulla più totale. Potete vedere che la stradina del mio paese medioevale sta già prendendo forma, sta già diventando una stradina. E direi che mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione. Se vi è piaciuto lasciate un like, se non siete iscritti iscrivetevi. Quindi Mike senza nome passo e chiudo. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi e alla prossima. Ciao.